questa edizione di Bergamo Film Meeting, il regista e tutto lo staff della produzione sono, oltre che dei graditissimi ospiti, anche degli amici, ormai è una collaborazione anche in questo caso di lunga data. Non è la prima volta che Andrea presenta i suoi film a Bergamo Film Meeting, siamo molto onorati di avere l'anteprima italiana di L'uomo che corre. Allora, quando abbiamo deciso di fare questo film, venivo da tre film in cui, come oggetto, avevo sempre raccontato dei gruppi di persone, il Colle, le Mondine, il gruppo dei Canghieri, il movimento Tecno, e avevo proprio voglia di concentrarmi su un film in cui ci fosse un individuo, in cui raccontare la storia di una persona. Casualmente conoscevo già Lucio per altre cose sempre legate al cinema, e mi ha raccontato questa storia delle mille miglia da Atene, questa gara che non era mai stata corsa, la gara più lunga di corsa mai fatta in Europa, e insomma stava cominciando a preparare la gara, per cui ho visto proprio la possibilità di poter raccontare proprio tutto l'arco della sua preparazione fino alla gara, e insomma mi era sembrata una cosa interessante e abbiamo messo in piedi questo. La sceneggiatura, Andrea che ha curato la fotografia, Walter le musiche e Andrea che ha tutta l'organizzazione generale del film. Io sono entrata nel lavoro dopo che avevano già girato, quindi una sceneggiatura particolare, una sceneggiatura dedotta da delle immagini che c'erano già, su cui abbiamo deciso che cos'altro girare, che erano poi delle scene di vita quotidiana di Lucio. E è stato un lavoro impossibile se non fosse stato già un vantaggio, con Andrea sale in Veneta in sala, non vuol salire e quindi... allora in curva nord ci si alzava. È stata una sorpresa innanzitutto trovare che alcune persone si interessassero a un argomento del genere, particolarmente una troupe cinematografica che mi ha sostenuto dall'inizio alla fine. Sono i primi che vanno ringraziati, insieme a Marcella, che ha voluto a tutti i costi che venisse prodotta questa opera. Per quanto mi riguardava, sinceramente sarei stato tranquillamente nell'anonimato e sarebbe andata bene così comunque.